Allora, avvocato Martone, parliamo dei contratti, questi nuovi contratti di viaggio. Di che cosa si tratta Allora, innanzitutto diciamo e con la che novità, da quando scatta, è partita? allora, l'Italia ha dato attuazione alla direttiva dell'Unione Europea del 2015, quindi dal 1 luglio 2018. C'è questa nuova legge che uniforma e garantisce soprattutto i diritti dei viaggiatori a livello europeo. Preliminarmente la cosa più importante è che i cosiddetti pacchetti turistici che io acquisto in un'agenzia di viaggio vengono parificati, quindi viene data la stessa tutela ai pacchetti turistici o a quelle combinazioni tipo volo e soggiorno che io posso acquistare via web. Quindi, in buona sostanza, anche se non ho più un contraddittore diretto, che può essere la mia agenzia di viaggi, ma faccio da solo, quindi acquisto il soggiorno, acquisto il volo nell'ambito di una medesima piattaforma, Cosa vuol dire di una medesima piattaforma? nel senso, faccio un esempio praticissimo, se noi prenotiamo un albergo tramite Booking.com, verranno fuori in quella piattaforma dove sto acquistando il soggiorno, verranno fuori una serie di proposte di voli aerei per quella determinata destinazione. Quindi se io acquisto tramite questa piattaforma volo più soggiorno, si identifica, viene identificato come il medesimo pacchetto turistico e quindi ad avere tutta una serie di favoreggiamenti rispetto a quella che era la normativa preesistente, sicuramente più a tutela del viaggiatore finale. Diciamo che il pacchetto turistico è anche considerato come tale anche il servizio turistico acquistato singolarmente da diversi fornitori, cioè io posso acquistare il volo aereo, posso acquistare il transfer del volo aereo da per l'albergo, la struttura ricettiva, posso acquistare l'auto a noleggio, tutto questo se viene poi confezionato. Nonostante vi siano diversi fornitori, ma in un'unica piattaforma con un prezzo finale complessivo, solo nell'ambito di questa legge, sono nell'ambito di applicazione, della normativa UE e quindi ho tutta una serie di agevolazioni. Ecco, facciamo precisazioni. Allora, molte volte succede che la persona si rivolge a un tour operator estero, attraverso il web naturalmente, che opera all'estero e che prepara tutto questo bel viaggio. E poi si compra i biglietti, anche con l'agenzia, biglietti di voli e Certo. quant'altro, però con altri sistemi, altre piattaforme, che poi a Certo. volte uno prende i voli più convenienti o direttamente dalle compagnie, a seconda di dove si reca. Esattamente. Quindi abbiamo biglietti, voli. Perché anche Esatto. questi tour operator richiedono arrangiati con i tuoi voli, con come vuoi Esatto. arrivarci, non mi interessa, traghetto. E io ti preparo, ti vengo a prendere Altri all'aeroporto e servizi da là ti faccio. turistici. È un pacchetto questo? No, perché se sono acquistati in due posizioni diverse, cioè una dall'agenzia di viaggi e una sul web, sono due pacchetti che vanno per i fatti loro in buona sostanza. Quindi avrò un organizzatore al quale rivolgermi da una parte e un venditore, perché l'agenzia di viaggi è una semplice venditrice di proposte fatte appunto Però dai tour operator. il viaggio è Il un viaggio è un pacchetto? pacchetto Un turistico pacchetto turistico, quindi c'è la complessivo. responsabilità di chi lo organizza, del tour C'è la operator? responsabilità, e infatti questa nuova legge ha aumentato considerevolmente le responsabilità dei tour operator barra venditori barra agenzie di viaggi. Perché? Perché per evitare tutte quelle situazioni che nel corso degli ultimi anni si è sentito, ad esempio il fallimento del tour operator, rimborsi di viaggi mai avvenuti, adesso nei confronti delle agenzie di viaggio, che sono davvero costrette anche a fare formazione dei propri dipendenti, devono prestare una polizza fideiussoria al momento di acquisto del viaggio. Quindi devono indicare nella informativa precontrattuale che hanno una polizza fideiussoria o con una banca, con una primaria compagnia di assicurazione che garantisca in caso di insolvenza o di fallimento del tour operator, barra del venditore o comunque di chi propone il pacchetto viaggio di rimborsare comunque il cliente. In più hanno tutta una serie di responsabilità dirette perché nell'informativa precontrattuale colui che vende il pacchetto turistico e ribadisco sia in agenzia che via web che anche addirittura telefonicamente deve fornire tutte
tutte le indicazioni per ogni singolo organizzatore di quel viaggio. Faccio l'esempio, io acquisto il volo tramite una compagnia aerea, acquisto il soggiorno tramite una struttura ricettiva e fornisco il noleggio di un'autovettura certo. tramite altro fornitore. Per ogni singolo servizio turistico devo indicare chi è responsabile di quel servizio turistico e di quindi di chi devo e posso interpellare fornendo numero di telefono, mail, PEC, quello che devo dare, e soprattutto ognuno deve fornire quelle che sono le garanzie sia assicurative, che la classica garanzia assicurativa è una RC terzi, cioè se vengono ovviamente per fatti nei confronti dei terzi, sia per lo stato di insolvenza, di fallimento. Se le agenzie di viaggi o coloro, i professionisti che operano sul web, non forniscono tutto questo, sono soggetti a delle sanzioni amministrative che vanno dai 1.000 ai 20.000 euro. In caso di reitera delle situazioni, possono addirittura può essere disposta la cessazione o la sospensione dell'attività per un determinato periodo di tempo. Quindi tutti questi incombenti diciamo che comportano dei pesanti per le agenzie di viaggio. Tutto questo per cercare di essere il più trasparenti possibili nell'acquisto di un viaggio, di un pacchetto turistico. Infatti, e questo è molto importante, quando ci si rivolge a un'agenzia di viaggi o si fa telefonicamente o ci si rivolge a un professionista via web, sono tenuti in virtù di questa normativa a inviare ancor prima della conclusione del contratto un'informativa, è stata nella legge anche proprio prevista come deve essere indicata, un'informativa precontrattuale che al di là di indicare il soggiorno, la categoria del soggiorno e quindi la classificazione dell'albergo, le notti, cosa è compreso, cosa non è compreso, devono indicare la polizza fideiussoria, devono indicare i singoli dati di ogni organizzatore del viaggio, devono indicare, sì, importantissimo, le modalità del recesso, perché quando si acquista un pacchetto viaggi sappiamo che si può recedere senza pagare delle penalità fino a un certo punto prima della partenza. Con questo modulo, ripeto, che deve essere fornito prima della conclusione del contratto, il viaggiatore deve essere a perfetta conoscenza di quali sono le penalità e le eventuali spese a seconda di quando ci si avvicina alla data di partenza, che può essere anche il costo complessivo del viaggio. Così come l'agenzia di viaggio deve indicare quali sono, e lo deve indicare strettamente, pena la possibilità di revocare il contratto di viaggio anche sborsando un risarcimento danni al viaggiatore, deve indicare quali sono le spese aeroportuali, le spese di carburante, le eventuali spese amministrative, se quel viaggio può essere soggetto o meno ad oscillazioni del tasso di cambio, perché ovviamente vado magari in un paese estero dove non c'è l'euro e quindi devo indicare quello che è la moneta prevista per quel paese e il relativo tasso di cambio. Ecco, chiedo, siccome è una normativa UE, cioè dell'Unione Europea, questo vale solo per i viaggi intrapresi nell'Unione Europea o da cittadini dell'Unione Europea che vanno in Sud America? No, questo vale solo per la normativa europea. Quindi se uno chiude un pacchetto di viaggio con un paese dell'Africa anziché dell'Asia o... Se il tour operator è dell'Africa, ovviamente varranno le regole previste per quel paese. Quindi assolutamente verificare che quando noi stiamo acquistando, soprattutto sul web, un pacchetto turistico, che colui che ci propone il viaggio sia all'interno dell'Unione Europea, in modo da essere garantiti il più possibile. Perché se invece non è all'interno dell'Unione Europea, si vanno con le normative del diritto internazionale, quindi a seconda di dove si sarà stata, si intende la conclusione del contratto, da lì poi verranno applicate le normative di riferimento. Ai noi, e li possono esserci. Sì, ai noi decisamente. L'altra novità, che ad esempio è una cosa che difficilmente capitava, almeno a me è capitata, che non posso andare in viaggio per un X motivo, fino a 7 giorni prima però
Con questa legge io posso cedere il mio contratto di viaggio ad altro viaggiatore senza che la compagnia aerea o il tour operator possa oppormi delle eccezioni, cosa che invece fino prima non era a poco tempo fa esatto. era impossibile pensare di riuscire a cambiare il nominativo del biglietto aereo, eccetera, eccetera. Così come è previsto una diminuzione della... Allora, attualmente se il prezzo del pacchetto turistico supera il 10% del prezzo indicato, il viaggiatore poteva recedere senza penalità. Invece adesso è stato diminuito all'8%, specificando che l'aumento non è dovuto ad un aumento, ad esempio, del costo di soggiorno, ma devono essere specificate solo perché, ad esempio, c'è una variazione di spese carburante, spese amministrative, spese burocratiche che devono essere dettagliatamente specificate dal tour operator. Quindi, capisci bene che in tutta questa situazione le agenzie di viaggio, ora non è che le voglio scusare, però avranno degli adempimenti davvero importanti per riuscire ad uniformarsi a questa nuova normativa che va in vigore il 1 luglio. Quindi, entra in vigore la normativa. 1 luglio. Però ricordiamolo per il discorso dell'Europa, cioè chi, nell'ambito Europa, dell'Europa. Poi ci sono dei trattati diversi rispetto ai voli aerei, ad esempio rispetto al bagaglio, qualsiasi compagnia aerea, sia europea che americana o che ne so malesiana o di quella, hanno comunque fatto dei trattati a livello mondiale, ad esempio per il risarcimento del danno quando si perde il bagaglio. Anche lì, quando si vanno a fare le prenotazioni, attenzione, o si può dire beh, faccio un'assicurazione specifica per questo, quindi faccio una dichiarazione di valore al momento del check-in che mi vada a coprire di più quello che ho contenuto nel bagaglio, ad esempio, se no ci si rifà il trattato di Montreal che per ogni bagaglio perduto il massimo sono 1.100 euro. Che non è proprio tantissimo se ci si pensa che magari un bagaglio ci si mette dentro dei giubbotti, qualcosa, si fa presto. Oppure ci sono altre compagnie aeree che invece non aderiscono a questo trattato, attenzione anche qui da verificare, e che pagano invece, non mi ricordo se 18 o 19 euro al chilo di bagaglio, che è una somma davvero irrisoria. Quindi quando si acquista un pacchetto turistico, pretendere tutte quelle informative che ho detto prima, informarsi sulla possibilità di poter fare anche delle assicurazioni, magari pagando un po' di più, ma che garantiscono poi la possibilità di godere meglio anche della vacanza stessa. Chiarissimo. Allora, detto questo, poi torniamo su questi temi, andiamo in pubblicità qualche secondo.